Cosa facciamo oggi? Gli involtini modenesi. E sapete perché si chiamano così? Perché li sfumerò con l'aceto balsamico. Una vera delizia. Prima di tutto, parmigiano reggiano. Intanto è arrivata mia figlia da scuola. Se sentite un po' di trambusto, è lei che sta cercando da mangiare tra gli avanzi di quello che ho cucinato oggi. Dicevamo, parmigiano reggiano, facciamo dei bastoncini. Ok, e questo è fatto. Adesso andiamo a fare gli involtini. Fettina di lonza di maiale, fettina di pancetta arrotolata. Poi io li faccio piccolini gli involtini, mi piacciono così. Quindi taglio a metà la fetta. Così. Metto uno o due bastoncini di parmigiano in ognuno. Ho detto parmigiano perché siamo a Modena, però se volete mettere il grana padano va bene lo stesso. Allora, così più ne mettete più rimarrà goloso l'interno e poi li avvolgiamo. Arrotoliamo. Ah, in questo lavoro qui potete farvi aiutare dai vostri figli se hanno pazienza e vogliono farvi compagnia, perché è sempre divertente pasticciare, no? Con il cibo. Ok, ne facciamo altri due. Cioè, in realtà bisogna farne tantissimi perché sono troppo buoni. Vanno via come le ciliegie. Poi con uno stecchino di legno, sacchete, li blocchiamo. Allora, bisogna infarinarli prima di cuocerli, così poi fanno tutta una bella cremina. Quindi farina. Questi me li ha insegnati una mia amica proprio di Modena, Terry. La ringrazio. Un sacco di anni fa ormai. Però è sempre una ricetta vincente. Così, una leggera infarinatura. Mi sto infilzando le mani orrendamente, praticamente è una tortura, ma va bene, bisogna un po' soffrire in cucina. Ok, andiamoli a cuocere. Un pochetto d'olio, qui è partito il motore della mia piastra. Questi naturalmente li potete preparare con un largo anticipo, anche il giorno prima, poi li mettete in frigo con la pellicola, li infarinate all'ultimo momento e li cuocete all'ultimo momento, perché in 5-6 minuti sono pronti. La lonza è tagliata sottilissima. Io butto anche un po' di farina, perché così poi fa tutta la crema, il sughetto. Fuoco, per voi che avete il fuoco, io ho una piastra bella potente, perché deve fare un pochino di crosticina, deve un po' rosolare la carne. Sale. Dicevo, quello che rende, mi piace questo fumo, ma non stanno bruciando, Allora, quello che rende questi involtini modenesi è l'aceto balsamico che mettiamo per sfumare. Allora, quanto ne mettiamo? Dipende che aceto balsamico avete. Se avete quelli veramente modenesi, densissimi, molto molto saporiti, ne basterà qualche goccia. Io ne ho uno buono, ma commerciale, di quelli del supermercato, quindi posso abbondare un po' di più. Però mi è capitato di usare gli altri e allora bisogna andare un pochettino più delicati. Vado. Ok, adesso io sfumo con un pochino d'acqua. Volendo potete usare anche il brodo, ma io preferisco l'acqua perché secondo me almeno non intacca il sapore dell'aceto o anche il vino, però un pochino d'acqua va bene, tanto per creare la famosa cremina. Se vi piace potete mettere un po' di salvia, un po' di rosmarino, quello che avete. Facciamo restringere. Come vedete bastano pochi minuti, sono pronti. Faccio solo restringere un po' la salsa, appena appena.
Il segreto è quando vedete che il cuore di parmigiano dentro incomincia a sciogliersi. Se vedete la lacrimuccia, vuol dire che è il momento di spegnere e di servire. Io di solito metto il coperchio, ma qui anche per farvi vedere come va la cottura non lo metto, quindi forse ci mette un po' di più. Questi sono da servire super caldi. L'ideale è con un purè, secondo me. Sgocciolo dappertutto. Vedete come sono filanti? Meraviglia. Allora, esteticamente l'involtino non è mai bellissimo, però il gusto... Questo sughetto vogliamo mica lasciarlo lì, eh? Sporcherà il piatto di portata, io ve lo dico, però... Adoro. Bello che me lo dico da sola. Ma spero lo diciate anche voi. Ok? Un po' di origano fresco, più che altro per il colore, eh? E voilà, il piatto è pronto.